sono tornati a chiedere il rispetto dei contratti collettivi nazionali, i lavoratori delle ditte esterne dell'ASL di Chieti Lanciano Vasto che si occupano in appalto dei servizi ospedalieri. Ieri l'USB ha manifestato sotto la sede della direzione generale della ASL chiedendo un incontro al manager Flacco. Nel colloquio tra lavoratori sindacalisti e numero uno dell'ASL Teatina sono stati esposti nuovamente i problemi legati, a detta dei sindacati, allo sfruttamento del lavoro che alcune ditte appaltatrici metterebbero in atto nell'ambito dei capitolati d'appalto. Ci sono problemi nell'organizzazione del lavoro, salari sotto la soglia di povertà del 30-40% in meno rispetto ai colleghi con le stesse mansioni, contratti dalle 11 alle 14 ore settimanali che non vengono mai rispettati. All'ASL, l'USB ha chiesto un controllo a tappeto che garantisca la legalità del lavoro. E voi siete, prima di tutto, come direttore generale della ASL 2, voi avete un ruolo di garante, voi dovete controllare che le condizioni di questi lavoratori siano dignitose e non è possibile ritrovarci dopo mesi che noi proviamo ad aprire un'interlocuzione con l'ASL esattamente allo stesso punto di qualche mese fa. Anzi, oggi riscontriamo, e questo lo denunciamo pubblicamente, anche un atteggiamento vessatorio da parte di alcuni responsabili di queste ditte sui posti di lavoro. L'USB ha lamentato al manager Flacco anche la poca trasparenza dell'ente in ordine ad una richiesta di accesso agli atti del 22 di maggio scorso rimasta finora inevasa. Flacco ha garantito che giovedì prossimo ci sarà un incontro per cercare di chiarire tutte le situazioni opache anche con gli alti dirigenti dell'ASL 2. Intanto ha ribadito il mero ruolo di controllo sugli appalti che può avere la dirigenza dell'ASL. Ora, noi nell'ambito del capitolato possiamo, ci dobbiamo giustamente, noi quando paghiamo, è il nostro lavoro, noi quando paghiamo andiamo a vedere il rispetto di quello che è il capitolato. E da 15 giorni abbiamo modificato anche il DEC. Chi è il DEC? Mi scusi, direttore. Il dottor Gian Cristoforo. Ok. Per vedere un po' più attentamente le varie situazioni. Ora, questa è la situazione. Poi l'organizzazione del lavoro e dell'impresa.